Bentornati ragazzi in questa nuova Boundless Prediction. Molto in anticipo rispetto a quando io credo che uscirà essenzialmente la Boundless, la Forbidden Limited List in questione. Ma eccoci qui a parlarne insieme a voi. Siamo in live su Twitch, quindi passate. E sì, come qualcuno direbbe, meglio dello champagne questa ballist. Ci sono molte idee in tavola per questa lista di oggi. Alcune sono veramente molto stupide, altre sono palesi. Cominciamo e vediamo la prima carta, ovvero Tidal, l'ultimo Dragon Ruler a dover venire sbannato, se non erro. Abbiamo visto che su Master Duel è a 3, quindi perché non metterlo a 1 come è successo con i suoi amici nelle scorse banlist? Potrebbe essere un'idea da parte di Konami andare a sbannare qualcosina di interessante in questa banlist, dal momento che non penso che sarà una banlist come la scorsa essenzialmente, che andrà a toccare diverse cose nel gioco. Penso più invece che sarà una banlist che ci riporterà qualcosina, come per esempio magari anche un glow up bulb. Attualmente non credo che farebbe cose incredibili. Il glow up bulb è una carta fighissima che mi ricorda, mi porta alla mente tanti bei ricordi, quindi perché no? Dai. Parliamo di Druidsvurm invece, perché Druidsvurm in quest'ultimo periodo, e parlo anche del meta di Dune, è stata una carta molto molto importante. Anche adesso i Bestial si stanno giocando nel meta fuoco, pensate un po' che carte incredibili sono. E Druidsvurm è l'ultimo Bestial forte, se mi passate il termine, perché Magnamut è a 1, Druidsvurm è a 3. Sappiamo anche che in altri formati come quello di Master Duel Druidsvurm è già a 1. Non credo che lo possano andare a mettere a 1 attualmente, però per il futuro può essere una carta che possono tenere in considerazione, ecco. Shift. Ragazzi, io mento se dico che Shifter è una carta bilanciata, perché non è una carta bilanciata. Voi potrete dire che di base, se non lo peschi nella tua mano iniziale, è una carta morta, ma in realtà no. Perché quando lo peschi la carta è troppo forte, è sbroccata. Quindi ora che anche deck che non se lo possono permettere lo stanno giocando, perché deve rimanere intoccato lo shifterone? Io onestamente lo vorrei vedere sulla lista nera di Konami più di qualunque altra carta in questa Forbidden and Limited Prediction. Non so voi, però per me è così. Proseguiamo, troviamo Pankratops, che tranquillamente appunto può andare a 3 copie, non è un problema. Abbiamo visto che anche in questo meta dove è a 2 di base non viene giocato così tanto. Diabelstar, stesso discorso, meglio discorso analogo ma allo stesso tempo un po' diverso. Non credo che andranno a colpire Diabelstar o in generale l'engine con Wanted, essenzialmente perché devono ancora uscire altri archetipi della lore di Diabelstar che si andranno a incentrare su proprio questa carta, similmente a come è successo con Albatz o Visas. Quindi andare a colpire il fulcro dei prossimi supporti, dei prossimi archetipi che usciranno del gioco, mi pare una cosa abbastanza stupida da fare. Gimmick Puppet, anche lui credo che possa tranquillamente rimanere qui. Dov'è? Perché ci sono anche altre alternative per giocare la lock con Albion, che dopo ci arriveremo. E onestamente non vedo il motivo anche solo di parlarne. L'abbiamo messo qui solamente appunto per avere uno spunto. Preventer è un'altra carta che non penso che possa venire colpita in questa banlist precisa, ma sicuramente è la carta insieme ad Emergency più forte di Rescue Ace. E non è la prima volta che Konami ci abitua a vedere appunto degli hit a carte strane in un momento strano. Come la posso definire meglio? Hit strani in momenti strani. Ecco, quindi Preventer, se volessero dare la stangata definitiva a Rescue Ace, ora che costa tra l'altro pochissimo, dato anche le ristampe in Maze of Millennia, potrebbero tranquillamente andare a mettere Preventer a 1 e dire abbiamo fatto. In alternativa potrebbero mettere Emergency a 1 e Preventer
Reventer tenerlo a 3. Non sarebbe così strano dal mio punto di vista vedere un qualcosa del genere. Quindi metterei Emergency a 1 e Preventer a 3, giusto per dare un messaggio. Kirin invece, come vedete adesso, si sta anche giocando a 2. La carta è fortissima, ma non è così fondamentale per il deck. Molti vedevano questa carta a 1. Onestamente non credo che questa banlist andrà a colpire i deck nuovi. Non credo, meglio, non in maniera così cattiva rispetto a quanto abbiamo visto in passato, magari con Super Heavy Samurai e ancora Godo. Ma appunto lascerei Kirin al Limited. Semmai, forse dopo l'estate lo vediamo limitato, semi-limitato, ma per ora rimane ben lì. Gamma invece è più un desiderio mio, non a 3, a 2. Già sarebbe figo, però essenzialmente sì, se non viene bannato Shifter, Droll ovviamente non verrà mai toccato, avere una risposta da entrambi, o meglio non avere una risposta da entrambi, mettere l'avversario nella posizione da avere paura di Gamma nell'usare appunto carte come Shifter o Droll a nostro campo scoperto è un qualcosa che aiuterebbe, anche solo per appunto la paura di Gamma. Proseguiamo, abbiamo Snake Eye Ash, che onestamente credo sia l'unica carta che possano andare veramente a colpire attualmente dell'engine Snake Eye, ma comunque sia credo che sia troppo presto. Lo mettiamo comunque a 2, non a 1 come pensano altri magari. Ho visto prediction di americani, ma appunto a 2 perché il deck è troppo nuovo, è una carta uscita a ottobre. Lo mettiamo qui, non parliamo di roba come Poplar, non parliamo di Flamberga, non parliamo di roba da extra deck come i Charmer addirittura ho sentito, parliamo di Snake Eye Ash, la one card combo del deck. Se vogliono fare una cosa analoga a quanto fatto con Unicorn di Kashtira qualche mese fa, lo vanno a mettere a 2 per andare a intaccare un pochettino la consistenza del deck, ma proprio minimamente. Andiamo avanti, troviamo Fenrir che anche in questa banlist rimarrà a 3 e poi abbiamo Arpa che è stata sbannata nell'ultima banlist. Orcust ha fatto sì qualcosina, ma non è questo granché di deck nel 2024, come già dimostrato. Farla tornare a 2 potrebbe essere quella spinta che lo fa un attimo giocare meglio. Andiamo avanti, troviamo Kirin, che attualmente è bannato in tutti i formati, ma non lo so, penso che potrebbe tranquillamente tornare a 1. È una carta forte, ma Magi Specter ha ricevuto quei supporti che lo fanno giocare sì, ma non è che sia sto grandissimo deck onestamente, anche se è difficile che venga sbannato in realtà. Abbiamo poi Albion, io non lo so perché, ma questa a quanto pare è la carta più forte del gioco, tutti lo vogliono bannato, non capisco, onestamente non capisco. È una carta che perde da praticamente 20 carte diverse, ne cito alcune: Droplet, Corvo di D, i Bestial, Bell. È una carta che perde da veramente qualunque cosa del gioco, tra cui anche Ash Blossom su Branded Fusion o in permanence sui mostri che lo possono evocare come Albion. La critica che si fa è quella che hanno bannato Branded Expulsion per poi fare uscire una Branded Expulsion con 3000 d'attacco, ma non è effettivamente così, perché Branded Expulsion non la potevi fermare con nessuna carta se entrambi i mostri che doveva andare a bersagliare erano bannati. Albion invece ha davvero tantissime debolezze, quindi per me rimane al Limited, non lo andranno a bannare. Come non andranno a bannare onestamente, secondo me, nemmeno Thread Dragon Archfiend King Calamity. Parliamoci chiaro, è una carta che quando tocca il terreno vince la partita, è fortissimo, però io non me lo sono mai preso. Non, vi giuro, tutte le partite che ho giocato contro Centurion non me lo sono mai riuscito a prendere. Perché? Perché anche qui ci sono tantissimi metodi che possono fermare il suo arrivo. E quindi proseguiamo e troviamo Beatrice, che rimane a 1 tranquillamente come è già. Non è una carta che in questo formato ha dimostrato di essere troppo problematica, è sicuramente molto molto forte, però rispetto a formati scorsi dove la giocava per esempio anche Tiar, non mi sento dire che debba venire bannata in questo momento. Essenzialmente
semplicemente questo quello che voglio dire. Abbiamo poi Zilantis, che adesso è un po' sulla bocca di tutti, dal momento che Snake Eye, Fire King e anche in realtà qualunque altro deck che può giocare mostri fuoco ha accesso a un OTK molto molto pulito e facile da tirar fuori. Zilantis molti lo vogliono bannato per questo motivo, per me è un'esagerazione dal momento che è forte solamente in questo momento, finora non si è mai giocato al di fuori di Marinces, non mi sembra onestamente il caso di andarlo a bannare adesso solo per questo momento di forza dove lo vediamo. Non ha un cazzo di senso questa frase, ma continuiamo. Prosperity, Branded Fusion e Original le mettiamo dentro tutte la stessa parentesi, perché secondo me non verrà toccata nessuna. Primo punto, Original è il collante tra Diabelle e Snake Eye e non ha un minimo senso andarla a bannare, rendi letteralmente ingiocabile Diabelle all'interno di questo deck. Puoi farlo? Sì, una volta che sarà uscito il prossimo archetipo della Lore di Diabelle, non ora. Branded Fusion, fino a quando esisterà il mazzo, fino a quando esisterà Ash Blossom, rimarrà a 3. E Prosperity è una carta che se avessero voluto toccare l'avrebbero fatto assolutamente 1 prima della Rarity Collection, 2 quando c'erano deck che la giocavano con un senso, e quindi non in questo momento banalmente, dove Prosperity è una carta che viene giocata, che io sappia, solamente in Voiceless, nei deck forti, mettiamola così. Engage la possiamo vedere a 3 in questa banlist, direi che è il caso, essendo che a giugno usciranno anche i supporti di Sky Striker. E poi abbiamo Kaiser Colosseum, che come sapete è una carta bannata, l'abbiamo messa qua dentro semplicemente per parlare di Tempai Dragon, che uscirà appunto il mese prossimo, a fine aprile, e in OCG è una carta molto importante per questo deck dal momento che vuole stabilire board con anche solamente un mostro che poi fa OTK, quindi è un modo per evitare che l'avversario usi IP Mascherena. È anche una carta per quando va primo, quando lo mandano primo. Da noi non credo che verrà sbannata, è una carta troppo troppo forte. Super Poli in questo formato sta vedendo molto gioco, ma al contrario di come molti giocatori casuali pensano, la carta secondo me è fortissima, però attualmente in questo formato non è così forte, perché nel momento in cui Super Poli comincia a venire giocata, di conseguenza la gente comincia a rispettarla, comincia a capire quali board andare a fare, non lascia due mostri fuoco sulla board, termina per esempio con uno Zilantis, e quindi a meno che non sia una carta usata per, diciamo, scopi difensivi con l'avversario che ci sta attaccando, non la reputo così forte. Con la board già settata, con anche Super Poli appunto sul nostro terreno lì ad aspettare, lì sì è veramente forte, però non credo che verrà semi limitata né limitata e nemmeno bannata. È una carta, non l'avrei mai pensato di dire, ma in questo momento è fair. Abbiamo poi Change of Art, che può andare a 2 in questa banlist. È una carta molto molto forte in questo momento, non mi dispiacerebbe vederla a 2, sarebbe molto carino, e mi piacerebbe anche vedere sbannata Heavy Storm. In questo periodo stanno uscendo molti molti deck stun, e vedere una out in più disponibile come Heavy Storm non sarebbe male dal mio punto di vista. È una carta molto interessante in realtà, anche perché deck come Unchained ne giovano abbastanza. È allo stesso tempo sbagliatissima, però la vorrei vedere. Burt, io ora non vorrei dire, ma questa è la carta più forte di Kashtira. Non è Arisart, non è Ferrir, non è Unicorn, è Burt. E vedere Kashtira ritornare in pompa magna dal momento che il formato gliel'ha permesso, con anche Burt a 3, mi fa veramente dire che palle, siamo tornati al formato di un anno fa. Io la vorrei a 1 come su Master Duel, forse è un po' troppo
dopo metterla a 1. Forse potrebbero metterla a 2, in realtà probabilmente la lasceranno al limited. Ma questa è l'unica carta in questa Forbidden and Limited List Prediction che metto di mia spontanea iniziativa. È la carta più forte che vedete qua in mezzo, più o meno. Runic Tip mi piacerebbe anche vederla a 2. E poi abbiamo anche la mappa di Flow and the Riz. No, rimane a 3. È troppo scarso il mazzo. Perde da se stesso, bricca come non so cosa. Anche se pure questa la vorrei vedere a 1, obiettivamente la lasciamo a 3. Per Runic Tip invece il discorso è un po' diverso. La gente ha le palle piene di Runic, diciamola così. Big Welcome, ragazzi, ve l'avevo detto, Labyrinth sarebbe stato il mazzo più forte di questo formato. E allora, ragazzi, andiamo a bannare questa carta. No, ovviamente Labyrinth si è dimostrato per quello che sarebbe stato, ovvero un mazzo mediocre in un formato dove tutti giocano carte forti contro Fire King, che parallelamente danno fastidio anche a Labyrinth. Quindi rimane a 3 Big Welcome. Anti-spell invece, Skill Drain e Summon Limit, sarebbe un sogno vederle tutte e tre andare a 1. Obiettivamente parlando, Skill Drain forse è quella che più difficilmente vedremo a 1, dal momento che è tornata a 3 in tempi non sospetti qualche anno fa, quando potevi rimbalzarla con Dracobek. Però tra queste tre direi che la priorità c'è la Summon Limit, che in questo formato sta veramente rompendo le balle. Anti-spell è una carta che contro cui si può giocare abbastanza facilmente contro, a meno che non stai giocando Branded. Poi Skill Drain, vabbè, non dà particolarmente fastidio in questo momento, infatti la terrei a 3. Queste però potrebbero tranquillamente andare a 1. Come vedete, la Banlist Prediction, come vi dicevo, non sarebbe stata particolarmente cattiva verso le carte che vediamo in questo formato, semplicemente perché dal mio punto di vista non c'è bisogno di essere cattivi. Come vi ho detto, questa probabilmente sarà una banlist che andrà a liberare cose come per esempio Tidal, Gloop, Bulb, Kirin, Heavy Storm, piuttosto che andare a colpire duramente cose che abbiamo già. Tra l'altro non sappiamo ancora quando arriverà, ma io dubito che arrivi prima dell'uscita di Legacy of Destruction, quindi credo che sarà una banlist che arriverà a maggio. Fatemi sapere però la vostra qui sotto con un commento. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e passate da Fantasia Store, dove potete comprare i vostri box di Yu-Gi-Oh! A un prezzo scontato con codice DIEGUB5. Noi ragazzi ci vediamo in live e con un prossimo video. Ciao!